Ho sentito 3.700 persone che ancora pensano che la Rockstar toglie i soldi e banna su PS4. Bella a tutti ragazzi, vi parla Foxhound e bentornati nel canale. Quest'oggi ragazzi sono tornato appunto con un video abbastanza particolare, in quanto vi spiegherò quello che è successo con la Rockstar e di molte persone che ancora pensano tuttora che la Rockstar tolga soldi e banni su PS4. Andremo a spiegare meglio questa situazione per chi ovviamente non è informato su questa cosa qua. Prima di iniziare come al solito ragazzi vi invito a lasciare un bel like, fatemi sentire il vostro supporto, cerchiamo di arrivare almeno a 200 mi piace per questo video, ci tengo veramente moltissimo. Iscrivetevi se non ancora fatto e passate nella pagina Facebook di Modding Store se vi serve un account moddati per GTA 5, per tutte le console, anche per PC. E adesso iniziamo subito con il video. Ebbene sì ragazzi, molti di voi che mi hanno contattato sulla pagina Facebook, che ci hanno contattato sulla pagina Facebook di Modding Store, hanno chiesto se c'era rischio di ban e eventuali soldi, ovviamente rimozione di soldi da parte di Rockstar, perché per un periodo appunto Rockstar l'ha fatto. Rockstar, come sapete, ha tolto i soldi dagli account di GTA 5, ha bannato molte persone per aver fatto comunque dei bypass e dei trucchetti per non farsi rimuovere i soldi, e ha comportato praticamente la rimozione dei suoi soldi appunto su GTA e ovviamente relativo ban all'account. Vi dico che tutti quanti gli account che sono stati creati praticamente dopo agosto, tutto quel macello insomma che è successo con il trasferimento, quindi gli ultimi account creati ultimamente, non sono soggetti a rimozione soldi e ban su PS4, perché Rockstar non è intenzionato a farlo, in quanto come sapete il limite di soldi adesso è cambiato, non si possono più mettere i miliardi, eccetto qualche tool, qualche programmino insomma che aggiri questa cosa qui, ma potrebbe insomma far sospettare Rockstar, possiamo dire così, ma diciamo è lecito trasferire normalmente un account con rango 500 massimo e 600 milioni, così ragazzi non riceverete appunto alcuna rimozione dei soldi, alcun ban da PS4. Purtroppo ragazzi non vi posso dire con certezza che la Rockstar non rifarà mai una cosa del genere, perché se l'ha fatta una volta credo che lo possa rifare poi in futuro, ma adesso come adesso la situazione ragazzi si è ristabilita, tutto è tornato come prima, il modding è tornato come prima, eccetto questa limitazione sui soldi che Rockstar ha aggiunto proprio per tutelare quello che è praticamente diciamo i soldi online, perché è impossibile che una persona si sia fatta 1 miliardo in 30 giorni, esempio. Quindi ovviamente la Rockstar per questo ha messo questi limiti sul trasferimento, ma ragazzi non ci sono problemi di ban su PS4, Rockstar non sta più bannando su PS4 eccetto per chi ha fatto quel trucchetto, che compreso me ovviamente sono stato bannato, per non farsi rimuovere i soldi quella volta che Rockstar li ha tolti. Ma bene o male ragazzi non c'è stato alcun problema di ban su PS4, quindi se volete un account modato lo potete tranquillamente comprare, trovate il link di Modding Store in descrizione e non dovreste appunto ricevere alcun rischio di ban, perché nessuno, ripeto nessuno, è mai stato bannato ed è riuscito sempre a trasferire il proprio personaggio senza problemi. Questo ragazzi è stato un video veramente veloce, tanto per informarvi di questa cosa, visto che praticamente con l'uscita del nuovo DLC molti di voi magari si sono intenzionati appunto a, co sono intenzionati appunto a comprare un account moddato e hanno paura del ban. Vi posso assicurare che da chiunque, cioè dipende poi da chi lo comprate l'account moddato, però bene o male la Rockstar non banna più su PS4, almeno per adesso. Vi terrò aggiornati su questa cosa ragazzi, perché è davvero molto importante e tutelare tutte le persone che vogliono magari acquistare un account moddato oppure hanno paura di ricevere il ban sul proprio account moddato, quindi state tranquilli, non dovreste ricevere appunto nessun problema e nessuna rimozione dei soldi appunto negli account, nei vostri account. Nulla, spero tantissimo ragazzi che questo video vi sia piaciuto, lasciate un bel like, mi raccomando ci tengo veramente moltissimo, cerchiamo di superare i 200 like, iscrivetevi al canale se non ancora fatto e passate nella pagina Facebook di Modding Store se vi serve un account moddato per tutte le console, compreso PC. Nulla, ci sentiamo ad un prossimo video, un saluto da Foxhound e bella!